Adesso vi voglio parlare di un qualcosa che ci attiene e ci comprende molto, per un motivo molto semplice, perché all'inizio di una grande impresa c'è sempre un uomo, c'è un'idea, c'è uno scopo. Ecco, quello del professor Garofalo è stato l'uomo, è stata l'assistenza all'uomo nei passaggi più difficili della sua esistenza. Ecco perché la sua memoria è solenne ed ecco perché oggi la ricorderà la figlia, il nostro presidente, la dottoressa Maria Laura Garofalo. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, noi oggi assisteremo a questa presentazione del suo libro nella memoria del professore. Il professore, una memoria solenne, perché aveva messo al centro del suo iniziale progetto l'uomo, no, dottoressa? Sì, mio padre era un uomo molto determinato, ha avuto sicuramente una vita non facile. In realtà lui è partito da un sogno, voleva diventare un grande chirurgo e proprio da questo sogno poi è nato tutto il resto, compreso l'essere diventato successivamente un grande imprenditore sanitario. Lui e la sua passione, diciamo, per la medicina sicuramente significava voler mettere al centro del suo interesse l'uomo. L'uomo, a prescindere dalla sua casta sociale o a prescindere dalla razza di appartenenza, e questo suo modo di essere, di pensare e di fare si è anche ben sposato all'inizio della sua carriera professionale con un suo modello politico, che poi ovviamente si è evoluto nel tempo adattandosi ovviamente a quelle che erano le esigenze di una società moderna e anche alle esigenze di un uomo che comunque ha pensato che nella vita la cosa principale, proprio nel rispetto dell'essere umano, fosse comunque sempre tutelare la libertà dell'individuo. Quindi, diciamo, i punti cardine della storia di mio padre sono stati sicuramente l'uomo al centro del suo interesse e la libertà dell'individuo. Ora, che questo avvenga alla presentazione del suo libro, La straordinaria storia di Raffaele Garofalo, che si terrà oggi alle 17.30 presso la sala capitolare, dunque il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva, dicevo avvenga in un momento in cui il nostro paese è in difficoltà massima. Stiamo monitorando questa mattina una mattinata molto importante ovviamente per il nostro paese, ma è un paese che ha bisogno di tanti Raffaele Garofalo in questo momento. Dico lui che iniziò appunto con un'idea, con uno scopo, con un entusiasmo del quale l'Italia è ancora piena, e ricordarlo oggi io credo abbia un significato duplice, no, dottoressa? Sì, diciamo che non mi aspettavo, quando ho organizzato l'evento, di capitare in una giornata così calda, anche perché in realtà questo evento doveva svolgersi un anno prima, poi purtroppo mia madre è scomparsa e quindi è stato rinviato ad altra occasione. Ho pensato però che comunque andava organizzato questa manifestazione proprio nel rispetto della memoria di mio padre e della mia famiglia, perché poi in realtà mio padre è stato un grande, ma nessuno può da solo realizzare un grande progetto. Intorno a lui c'è stato un gruppo, il gruppo familiare e poi il gruppo dei suoi collaboratori, e credo tra l'altro che una delle principali capacità di mio padre sia stata proprio quella di creare la squadra, ma proprio di crearla nel vero senso della parola, cioè appassionandola, coinvolgendola in un modo in cui oggi è molto difficile da farsi. Lei mi dice oggi lo scenario è molto molto difficile, perché l'epoca in cui ha vissuto mio padre, in cui mio padre ha avuto un progetto, era un'epoca in cui ci si poteva ancora permettere di avere degli ideali. Certo. Oggi sicuramente questo è molto più difficile, è molto difficile anche prendere una posizione a livello politico. Si può sicuramente scegliere un gruppo perché
presenta un progetto che è più in linea con quelle che sono le proprie aspettative o il proprio modo di pensare, ma questa non è politica, questo è molto diverso da ciò che avveniva qualche anno fa. Quindi lo scenario è sicuramente uno scenario da questo punto di vista deludente. Lei dice ci vorrebbero tanti Raffaele Garofalo, però purtroppo i Raffaele Garofalo sono anche frutto della società in cui si vive, quindi la società oggi, il paese, non è da stimolo da questo punto di vista. Comunque noi saremo tutti insieme oggi, noi del gruppo Garofalo, con lei a ricordarlo, questo grande uomo. Grazie dottoressa. Grazie a voi. Grazie alla dottoressa Maria Laura Garofalo, presidente del gruppo omonimo. Radio Yes, la radio della città di Roma.